sempre un buon motivo per vivere. Sì, un buon motivo. Il sole è una strada, il vento sul mare, una canzone che vale. Abbiamo tutti una luce accesa nel cuore perché c'è sempre un buon motivo per vivere. Sono un po' emozionato. Anche io abbastanza, sono giorni che non dormo, però bene, stasera ci si diverte. Alla grande. Sera eravamo spettatori di un oltre che si manifestava. Vedere mille persone con età completamente diverse, vedere il bambino di 5 anni, vedere l'adulto di 80 anni, e vivere con lo stesso atteggiamento dà proprio l'evidenza che c'è qualcosa che è molto più grande. Ieri mi sono arrampicato sulle casse. È stato bello, un bello spettacolo. C'era tanta stanchezza perché la preparazione e l'agitazione era tantissima. È 25 anni che faccio questo lavoro, ma sono sempre emozionato prima dei concerti ed è una grazia questa. Ieri c'era anche l'agitazione, perché c'erano tante persone che lavoravano per noi, che credevano nel nostro progetto. Tante persone che ci vogliono bene, che erano venute a vederci, avevano fatto chilometri. Ieri sera ho voluto andare oltre, proprio anche fisicamente, andando anche in mezzo alle persone e andando ai limiti proprio fisici del palco, perché mi sono sentito davvero parte di qualcosa di più grande di me, che ci sarà dopo di me e c'era prima di me. Un grande evento, un grande concerto, ma molto di più. Per comprendere la storia che stiamo raccontando, occorre riavvolgere il nastro della memoria e tornare a quando, prima dei The Sun, c'erano i Sunnit Sours, gruppo punk rock. Il lato A dei Sunnit Sours vi ha entusiasmato? Siete pronti a qualcosa di unico ed esclusivo dedicato proprio a voi?
4 album in studio, uno di cover più una raccolta, concerti con gruppi cult come gli americani Offspring e acclamate tournée in diversi paesi, dal Portogallo alla Germania, dalla Spagna al Giappone. La strada del successo sembrava spianata. Questo è il secondo autografo che facciamo in Giappone ed è il primo concerto ed è una cosa veramente eccezionale perché siamo a 10.000 km da casa nostra e abbiamo firmato un libretto nostro, cazzo. Tante volte ci dicevamo, siamo partiti da un paesino in campagna in provincia di Vicenza, tutto è possibile. Niente male in così poco tempo per una band messa su da adolescenti in un garage di Thiene il 4 dicembre 1997. Negli anni 80, quando sono nato, c'era un'aria strana, quasi di riscatto, si pedalava su bici vecchie, indossavamo felpe dismesse. Ricordo addirittura la felpa che indossavo, il tessuto, un mondo diverso rispetto a quello che viviamo oggi ed era freddo, appunto era dicembre in un garage, ma c'era un calore in quell'adolescenza che noi vivevamo con un entusiasmo potente che può far vedere un futuro anche quando tutto intorno ti dice che è impossibile raggiungere quell'obiettivo e quel sogno. Ecco, già fin dall'inizio insieme a Ricky, già delle prime prove, le prime settimane, con questo microfono che era una specie di credo fosse il manico di una scopa dentro una damigiana con un microfono scocciato. Ok, questo è stato l'inizio. Ma quella difficoltà era un grande propulsore, perché fare fatica insegnava tanto. Fin da subito, cioè a 14 anni, dover far fatica per suonare è stato un grandissimo aiuto. Divertente rivedersi, assolutamente. Poi le emozioni partono e vagano perché comunque inizi a vedere facce che non vedi da tanto tempo, persone che hai conosciuto, qualcuno che manca anche, tante persone che hanno attraversato la nostra vita e che hanno anche lasciato un segno. Questo ragazzo oggi compie 26 anni! Di duro lavoro! Eravamo poco più che ventenni, avevamo la vita davanti, il mondo davanti, ma prendevamo tutto quanto di petto, perché avevamo voglia di suonare, voglia di stare assieme, voglia di fare esperienze nuove. È stato toccante, ho provato anche tenerezza per noi, nel senso buono appunto del termine, perché ci vedevo così giovani, senza rughe, con i capelli un po' più scuri, o rosa nel mio caso a volte. E eravamo proprio belli. Amazing is not even more. Adesso vedi in piazza. Why am I? Ho visto un filmato meraviglioso, ma poi ricordavo alcune situazioni vissute prima, vissute dopo, che lì in video non c'erano, ma le ho rivissute con una sorta di pesantezza nel cuore, ecco, che ancora mi fa male adesso a pensare a quanti anni ho vissuto nella falsità per non testimoniare anche quella che era la mia malattia. Io facevo finta di essere ok, sperando alla sera di crepare o di tirarmi un colpo di pistola. Dietro una facciata all'apparenza vincente, alcolismo, abuso di sostanze, depressione vengono a incrinare i percorsi di amicizia e di lavoro. I Sunny Sours sembrano giunti al capolinea. Cioè in quel momento, quando noi abbiamo cominciato a pensare che eravamo il centro della nostra vita e che tutto dipendeva da noi e che essenzialmente avevamo noi le redini
di ogni cosa è un assurdo, perché credi di non avere un limite. Ed è stata quella sensazione di non avere un limite che ci ha fatto cadere rovinosamente. Ricordo proprio le ultime battute di quel 2008. Difficile per me ricordarlo. E quando appunto avevamo deciso che non avremmo più suonato assieme. Il fatto di non riuscire più a essere me stesso era diventata una prigione, perché dovevo sforzarmi di fare qualcosa che non mi sentivo di fare, che non riuscivo più a fare. Quindi il fatto di dire ok, non suono più nella mia band, perché era la mia band, per assurdo era una liberazione, ma c'era una sofferenza incredibile. Quindi vivevo una dicotomia pazzesca in quel periodo. Io non sono più quello di prima, io sono un vestito strappato che grazie alla storia, all'amore degli amici, agli incontri che faccio, si è ricucito. Però rimango un vestito strappato. In quel momento della mia vita io ho accettato di perdere tutto. E inizialmente non sapevo che avrei perso tutto, ma mentre accadeva in una relazione con Gesù, mi è stata data la capacità di lasciare andare. Siamo nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano a Thiene, in provincia di Vicenza. Questo luogo per me è fondamentale, perché qui la mia vita è cambiata. Il 10 dicembre del 2007 mia madre mi propose di andare ad un incontro in una parrocchia dove facevano una serata di evangelizzazione. Lei a me disse: sai, questa sera fanno un incontro in un teatro qui vicino e penso che possa essere una serata che fa il caso tuo. C'era un piccolo dettaglio però: il teatro era un teatro parrocchiale. Io ero il cantante di un gruppo punk con un sentimento anticlericale forte e non sopportavo gli ambienti legati alla chiesa, avevo avuto rapporti non buoni, diciamo, con questo ambiente, e poi da musicista non sopportavo i canti da chiesa. Però quella sera, mentre dicevo tutte queste cose a mia madre, scoperto che il teatro era in una parrocchia, sentì una voce dentro me che mi disse: vai, cosa hai da perdere? Cosa hai da perdere nell'andare ad ascoltare? Perché quella sera, su quel piccolo palcoscenico, si alternarono dei ragazzi e delle ragazze, miei coetanei. Io al tempo avevo appena compiuto 25 anni. E questi ragazzi raccontavano la storia di Gesù Cristo dagli occhi del discepolo Giovanni. Quindi, partendo dal Vangelo di Giovanni, raccontavano la vita di Gesù. E per la prima volta in vita mia mi sono ritrovato ad ascoltare la storia di Gesù, perché questi ragazzi erano entusiasti, luminosi, gioiosi, pieni di passione. Per me era inconcepibile, nel senso che molti di loro sognavano di avere la vita che avevo io, e lo sapevo, ma vedevo nei loro occhi quella luce che mancava nella mia vita. E questo è stato forse ciò che mi ha agganciato più di tutto. Cioè, io vedevo che loro erano felici, che avevano una ragione. E quindi domandavo a me stesso continuamente: ma cosa hanno capito questi? Che io non ho capito. Quindi quella notte sono tornato a casa e ho cercato un Vangelo. Volevo capire cosa c'è scritto davvero nel Vangelo. E sono partito dal Vangelo di Giovanni, che è un passepartout. E lì è cominciato qualcosa. E poi, per una serie di circostanze davvero particolari, la notte tra il 5 e il 6 di febbraio del 2008 sono venuto a fare
adorazione eucaristica, perché qui alle nostre spalle, adiacente alla chiesa parrocchiale, c'è una cappellina costruita interamente dedicata e con l'intenzione di vivere l'adorazione eucaristica. E io mi sono ritrovato a fare questa ora di adorazione dall'una alle due del martedì notte, tra il martedì e il mercoledì. E lì il Signore davvero mi aspettava. Tutti i martedì notte, di nascosto, senza dire niente. E venivo qui e qui ho cominciato a sentire che la musica poteva servire. La musica poteva fare veramente la differenza. E quindi ho cominciato a venire qui con la chitarra. Ho cominciato a venire in un'adorazione silenziosa, dove pregavo per 50 minuti, ascoltavo, a lungo stavo in silenzio, e poi scrivevo. E quindi l'ora di adorazione diventavano 2, 3, stavo qua fino alle 3, alle 4 di mattina. Ed era il vero polmone della mia vita. E questo ovviamente mi è costato... C'era una clausola in questo contratto, devi essere disposto a perdere tutto. Ma mica facile, eh? Lui mi ha preso per mano e mi ha portato attraverso questa esperienza di cambiamento. Era un momento veramente difficilissimo, perché quella scelta di scrivere i pezzi in un modo diverso, in italiano, con una direzione nuova, aveva creato un blackout nella nostra vita professionale. Non avevamo più il disco in uscita che dovevamo avere, che ci avrebbe portato finalmente negli Stati Uniti, non avevamo la tournée fissata, avevamo finito i soldi, non avevo più niente. Ero qua in ginocchio, senza niente. E non sapevo come dare una ragione, spiegare ai miei amici perché lo avevo fatto. E quella è stata una grande esperienza, una ulteriore svolta. Il Signore mi fece capire che la cosa più importante in quel momento non era pensare ai contratti, ai concerti, alla discografia, no. Era andare dai miei fratelli a testimoniare che c'era una seconda opportunità, che c'era una possibilità diversa per la nostra vita. E quindi lì mi sono completamente affidato e così sono andato a parlare prima con Matteo, poi con Gianluca, poi con Ricky, che avevano situazioni molto particolari, difficili, personalità molto diverse, e ho fatto esperienza dello Spirito Santo. Francesco mi ha condiviso di aver fatto questo incontro particolare con Gesù. Questa emozione l'ho presa, non l'ho compresa, l'ho presa e mi sono lasciato andare. Ascolto quello che dice Franci, avete passato una vita assieme, avete condiviso tutto. E lo dico sempre, quando dico tutto, veramente abbiamo condiviso tutto. E lì quell'ansia di non riuscire ad essere me stesso e quella paura di perdere tutto si è tramutata in un volano che mi ha fatto progredire. Ci vuole un po' di incoscienza. Un po' di incoscienza ci vuole sempre. Però è veramente il primo passo e talvolta non bisogna star lì tanto a pensarci. Io ho sempre sbagliato tantissimo nella vita. Se faccio il primo passo e prendo una strada sbagliata, adesso come adesso, ma comunque negli anni ho imparato ad accorgermene e a dire ho sbagliato, e si torna indietro e si riparte dall'altra parte. Quindi non bisogna dare così tanto peso a questo primo passo. Voglio qualcuno di vero a cui dare tutto. Restare e stare in quella svolta significa respirare. Significa amare, significa vivere e significa donare ed essere grati. Quelle risate, quelle situazioni positive che abbiamo vissuto sono rimaste e sono venute alla luce in maniera più luminosa, in maniera più netta rispetto alle cose negative. Perché se ci fossimo fatti sopraffare dalla negatività, dai nostri eccessi,
dalle nostre diciamo mancanze, dal nostro dolore, non saremmo qui oggi. Ogni giorno ognuno di noi scommette sull'altro e questa è la cosa più bella del mondo. Quando qualcuno dice ma vi siete convertiti tutti insieme, cos'è arrivata la luce nel furgone, nel van mentre viaggiavate, cioè queste battute ne ho sentite migliaia di volte. È stato un percorso, un cammino, una scelta quotidiana. E quanto è stato difficile uscire da certe situazioni. Ma insieme siamo diventati un vero sostegno gli uni per gli altri. Nessuno di noi ne esce da solo. E lì è cominciata un'altra storia. Sai, sì, lo sai, tutto vive dove ci sei te. Sai, sì, lo sai, il bene che più conta è qui con me. Sai, sì, lo sai, la luce che tu doni è senza fine. Sai, sì, lo sai, niente muore se tu sei con me. Sai, sì, lo sai, tutto quel che conta è qui, sei te. Sai, sì, lo sai, la luce che tu doni è senza fine. Si apre nel segno di una storia vera d'amore il nuovo corso dei The Sun. 1972 è il primo singolo di Spiriti del Sole, l'album che consacra la svolta del gruppo. E mentre con gli anni si succedono dischi e tournée, la formazione si allarga. All'inizio è stato impattante, sono entrato in un ambiente che non mi aspettavo, perché tu forse non ci credi, ma io quando Franci mi chiamò nel 2015, io gli ho detto di sì, ma come dico spesso anche durante gli spettacoli, io l'ho preso veramente come un lavoro, come un altro. Cioè l'iter all'inizio è stato identico, mi sono arrivate una trentina di canzoni che io ho imparato in un mese e poi sono iniziate le prove. Ed è stato lì, alle prove, che ho capito in che situazione mi ero messo in mezzo, perché al di là del fatto che io non avevo minimamente considerato che loro erano una band di quattro amici che si conoscevano da una vita, quindi è stato come entrare in una sorta di laboratorio d'artigiani, ok, che lavorano assieme da una vita e dove ognuno ha il proprio ruolo, il proprio incarico. Puoi solo immaginare cosa è successo in un mese di prove, mi hanno distrutto, massacrato in ogni modo. E questa cosa, e fatto sta che io volevo comunque andarmene, cioè dopo circa una settimana, 10 giorni, io volevo, è che poi ho la disgrazia di essere una persona orgogliosa alla fine, quindi ho detto se ho suonato con il mondo, vuoi vedere che non ce la faccio a suonare con questi quattro individui. Una nuova tournée, un nuovo spettacolo, il primo con un titolo, Ogni benedetto giorno. Il nostro pubblico è un pubblico vivo, che partecipa veramente e si vede questa cosa qua. E quindi quando suoniamo è veramente un dare a bere. Ed è molto differente rispetto a tutto quello che avevo incontrato prima. Il pubblico canta, il pubblico partecipa, sorride, è felice, si emoziona in modo diverso, ma comunque lo fa. È una conferma che la strada che sto percorrendo è quella giusta, perché mi dà tanto. Io dico sempre che il pubblico è la benzina. Franci dice che io sono il motore, senza benzina il motore non funziona. E il pubblico, quelle grida che ci sono, quegli applausi, sentirli cantare, è proprio ciò che mi dà la forza di suonare, di andare avanti, anche nelle difficoltà a volte. E questa cosa qua l'ho notata fin da subito, infatti all'inizio a me questa cosa qua spaventava molto, cioè io nel tour del 2015 ho fatto
almeno i primi 10 concerti scappando, cioè fisicamente scappando, suonavo e poi facevo quello che facevo prima, cercavo di starmene per i fatti miei, e che era impossibile perché ero quello nuovo, quindi venivo costantemente beccato e assediato, per la curiosità ovviamente. Man mano che noi siamo cambiati, diventate più importanti anche le amicizie che dal palco vedi giù e che poi però dietro al palco ci si ritrova. La parte importante, cioè il post concerto, quindi l'incontrare le persone. Ed è un altro evento nell'evento praticamente, cioè noi facciamo 2 ore di concerto e poi stiamo magari 3 ore con le persone a parlare, e non è forzata questa cosa. È una cosa che noi facciamo volentieri, ma perché abbiamo. È chiaro che il bene che ci vuole è il pubblico che viene a vederci, insomma. Quella alchimia, quella magia che si crea durante un concerto è possibile in realtà grazie a loro. Io dico sempre grazie quando le persone mi dicono che grande che sei stato, ad esempio, no? La tua testimonianza quando parlo della mia depressione, dei problemi del consumo di sostanze stupefacenti, di quello che ho visto fare ai miei amici, degli amici che sono finiti in carcere, degli amici che sono morti. Ecco, io dico sempre ricordatevi che voi valete anche più di noi, anche più di me, cioè la mia storia in realtà non è nient'altro che un pezzettino della storia anche di voi, cioè con la storia di ognuno di voi si potrebbero creare e scrivere libri, enciclopedie, ok? E questo è molto importante, perché ogni volta che io parlo con le persone da un palco e racconto la mia storia, io metto in mano loro il mistero che è la vita, il mistero che è l'incontro con loro. Questo è un discorso che mi tocca, perché a me le responsabilità non piacciono tanto e negli anni ho iniziato a dovermi interfacciare con queste responsabilità, e ti dirò, io faccio il possibile davvero, ho imparato a fare il mio meglio, ma mi fanno ancora paura. Chi ci vuole bene, chi ci segue, chi prega per noi, chi ci ama, chi ascolta le nostre canzoni, loro rappresentano veramente qualcosa per noi, e ogni volta questo mi aiuta un po' a guarire le ferite del mio passato, a mettermi in gioco ogni giorno e a stare di nuovo poi su quel palco. I The Sun, quello che scriviamo, che portiamo in giro, non sono soltanto i concerti, non sono solo le canzoni, i libri, quei momenti, gli eventi mentre si sta sul palco, è molto di più. Cioè il fine, la nostra musica ha il fine di creare relazione, amicizia, fraternità. La musica è molto importante, quindi scrivere bene, produrre bene, fare una proposta di grande qualità è fondamentale. A questo ci ha preparati Dio nel corso della nostra vita, però poi questo deve servire al noi. Ma il noi non sono i The Sun e basta. Oggi guardando questi video, mentre ci guardavo, veramente ho avuto dei momenti in cui pensavo, ma se mi avessero detto lì che noi avremmo vissuto la musica in questo modo, che avremmo portato centinaia di persone in Terra Santa a vivere esperienze di comunione, di liberazione, ma chi se lo poteva immaginare? Famiglia e The Sun ci hanno fatto vivere molte esperienze belle.
Allora, la mia esperienza qui a The Sun può essere definita magica, travolgente, avventurosa. Per me è stato il tutto. L'incontro qui a The Sun è stata una delle vive incidenze più belle della mia vita. E le loro canzoni poi hanno la parola giusta per ogni momento veramente della mia vita. Siete luce. Fratelli in Cristo. Testimonianza cristiana. Compagni di viaggio. Vi ringrazio, The Sun, per avermi permesso di incontrare quelli che sono i miei nuovi amici. Grazie davvero. Grazie ai tanti amici che ho conosciuto e grazie alle parole delle canzoni dei The Sun che arrivano davvero dritte al cuore, ho capito di volere di più dalla mia vita, di voler essere di più, di voler fare di più, sia nel mio rapporto con gli altri, sia nel mio rapporto con Dio. Cosa succede entrando nel mondo dei The Sun, ascoltando le loro testimonianze, i loro testi meravigliosi, proprio al dettaglio? Succede che, come è successo a me e sicuramente a molti altri, che ci si innamora ancora di più della vita. Per me hanno fatto i concerti molto belli e l'abbiamo conosciuti tanti anni fa. Se penso a questo periodo, siete stati un po' la colonna sonora della mia vita, dei miei momenti più allegri, più tristi, ma e soprattutto siete per me una grandissima testimonianza di luce. Grata per aver incontrato i The Sun, perché ravvivono in me due cose fondamentali, quella di sperare contro ogni speranza, quella di combattere, di andare controcorrente, contro alcune logiche di questo mondo che in loro stessi non trovano appiglio. La bellezza delle loro storie ci ha illuminato in questi anni e soprattutto la luce che proveniva dai loro sguardi ci ha sempre accompagnato, ci ha dato forza e speranza. Al di là della fede e delle inclinazioni personali, ci insegnano che la vita non è un'unica e difficile missione, ma è la somma di tante piccole missioni da portare avanti assieme ogni giorno. I The Sun sono come una famiglia, famiglia nella famiglia, e aiutano sempre a orientare lo sguardo verso colui che conta. La loro musica è un mezzo per incontrare tanti spiriti del sole con i quali vivere un'amicizia vera, saltare abbracciati ai concerti e condividere fragilità e gioie. Grazie per tutta la luce. Per noi siete qualcosa di vero. Dio vi benedica e vi protegga. Un abbraccio fraterno. Lo spirito del sole. Ma chi se la poteva immaginare questa cosa? Cioè, quando il Signore mi ha fatto sentire lascia tutto, fidati, io non avevo assolutamente immaginato nulla di tutto questo. Cioè, quello che è avvenuto è stato proprio un dono. E io sono fermamente convinto che noi siamo chiamati a fare la nostra parte, e se noi facciamo la nostra parte, Dio non si fa battere in generosità. Cioè, lui sì che è un vero artista e sa stupire. Perché tu questa vita nuova ci ha, secondo me, sorpreso piano piano, e non credo che la stessimo cercando. Ah beh, è sicuro che sia stata una chiamata, io l'ho scoperto nel tempo proprio questa cosa. Ancora adesso faccio fatica a capire perché Francesco ha voluto un altro chitarrista. E quindi è evidente che c'è stato qualcosa che veniva dall'alto. Non può più tornare indietro, perché tornare indietro significherebbe abbandonare se stessi, abbandonare le proprie scelte. Giusto non vuol dire comodo. Allora, per me la fede è, in realtà, penso che di poterla definire con una parola, insomma, una frase molto semplice. La vedo come credere a una parola data. La fede è una cosa molto difficile, secondo me. È una cosa che ti travolge,
come un uragano quando ti innamori di Gesù e che poi però comporta molta fatica per mantenerla. La fede è un atto continuo di ricerca, chiaramente affidamento, uno stile di vita, una scelta e anche abbandono per lasciar agire Dio nella tua vita. Quindi richiede anche impegno, significa anche impegno. Per me la fede è un dono di consapevolezza, la consapevolezza che la nostra vita è donata, che c'è una ragione profonda che ci sovrasta, che a noi non è dato comprendere ogni aspetto della nostra vita, ma che c'è questa ragione e che disegna una prospettiva di perfezione. La fede, e credo di averlo capito in questi anni, è sicuramente un percorso e potrei sintetizzarla con un verbo che è accettare, e accettare una serie di condizioni, ma nel tempo ho capito che accettare queste condizioni poi porta sempre a un vantaggio, a un vantaggio che è estremamente superiore a quello che è un pregiudizio iniziale. E dunque chi sei? La notte sta ogni faccia che oggi non hai, ma che sai sono lì nascoste dentro di te. La vita che sei ti chiede d'essere te. Molte volte, dove non arrivano le parole, basta una mano tesa, un abbraccio, uno sguardo intenso, e poi da lì questo imbarazzo tende magari a calare, ecco. Anche nel pregare insieme ci sono stati momenti di imbarazzo, vinti però dal fatto che ci sentivamo chiamati ad essere lì insieme. Quello che ho sperimentato ovviamente all'inizio è in un certo modo indimenticabile, nel senso che per la prima volta domandare, invitare un amico, per quanto fraterno, a pregare, laddove questo non fa parte ovviamente di un'esperienza, di un sistema, di un contesto, di una cultura, è un bel salto nel vuoto. Però, superato l'imbarazzo iniziale, che poi può anche essere più che iniziale, però superato quel momento, quella difficoltà, ci si incontra. Perché la preghiera ci permette anche di conoscerci gli uni gli altri di più. Noi, se preghiamo veramente insieme, scopriamo qualche cosa di più anche dei nostri fratelli. Noi abbiamo vissuto tante esperienze assieme, meravigliose, ma anche buie e difficili. E pregare assieme è una cosa molto intima, perché ti metti veramente a nudo, tiri fuori il tuo cuore e lo metti sul tavolo. E quindi c'era imbarazzo, ricordo, le difficoltà nel dire il Padre Nostro, che non me lo ricordavo. Pregare insieme è uno strumento molto potente che comporta anche a volte delle difficoltà, non sempre, sai, può andare a tutti quanti. Noi preghiamo spesso assieme, ma la preghiera più significativa è quella che facciamo proprio 5 minuti prima di un concerto, e quella preghiera lì è stata sicuramente, quel momento lì forse è stato quello più difficile da accettare negli anni, perché i 5 minuti prima di un evento significano varie cose, un artista fa varie cose, e quindi fermarsi per pregare e non avere la possibilità magari di pensare agli ultimi dettagli di un concerto, per me è stato molto molto complesso, ma ti assicuro che nel tempo quel momento lì è diventato fondamentale, perché è il momento che mi permette proprio di lasciare tutto, di fermare tutto, e mi porta sul palco con un atteggiamento diverso. Senza più paura. Oh!
Domanda a bruciapelo, c'è qualcosa che non sopporti degli altri? Questa è una bella domanda. Hai ancora del tempo? La storia della nostra amicizia è anche una storia di fraterna sopportazione. Ognuno di noi ha dei lati insopportabili, io credo che loro possano dire la stessa cosa di me. Bisogna imparare, bisogna innalzare il grado di tolleranza, bisogna imparare a smussare i propri angoli e anche i difetti, perché comunque l'amicizia, quel noi, è anche condivisione di aspetti della nostra personalità che magari a noi sta scomodo riconoscere. Per esempio l'ansia di Ricky, piuttosto che un essere silenzioso di Matteo, e una concretezza un po' ruvida di Cherry, o una loquacità di Gianluca. Però vedi, sono cose che quando ci penso mi fanno più ridere che altro. Vedere un sorriso spontaneo che nasce sul volto di Lemma, una risata sguaiata tra me e Gianluca, una pacca sulla spalla tra me e Andrea, e uno sguardo d'intesa che dura anche mezzo secondo tra me e Francesco sul palco o nella vita di ogni giorno. Penso sia il più bel dono di Dio. Quando penso a noi e ci penso a noi, il tempo si ferma. Che augurio faresti agli altri per questo compleanno? L'augurio che posso fare a loro è quello di continuare a sentire nel cuore quella scintilla che ha rappresentato 25 anni della nostra vita. Gli augurerei di fare altri 25 minimo e di arrivarci ai 50 e vedere come siamo ridotti. Fratelli, altri 50, così. Vogliamoci bene come siamo capaci di fare noi, aiutiamoci come siamo capaci di fare noi, suoniamo come siamo capaci di fare noi e abbracciamoci sempre. Alla fine penso che quello che emerga in modo semplice e schietto è che siamo persone felici, realizzate, certo con le nostre difficoltà e tutto quello che ci va dietro, però sostanzialmente siamo persone in un cammino di gioia e quindi sì, era la vita ed è la vita che ci voleva. Il sole è una strada, il vento sul mare, una canzone che vale. Abbiamo tutti una luce accesa nel cuore, perché c'è sempre un buon motivo per vivere. Avere un sogno a cui dare la tua fatica, il sudore e il silenzio della salita, volere qualcuno con te, imparare a saper perdere e amare, lasciarti amare per vivere, si sarà così. Bellissimo, sarà davvero la vita che ci voleva. Sì, sarà così, sarà bellissimo, anche se sarà difficile, sarà quel che ci voleva. C'è sempre un buon motivo per vivere.